Al punto dello stacco. Non è a rete, Numinoso Dei. E si ritrae. Stacco della macchina con Oregon F che incontra l'opposizione di Nirvana Val, largo Memor PF. Insiste Oregon F dopo 200 metri, passa 13.7 il lancio. Per la linea esterna è Memor PF che va a chiedere strada. Insiste Memor lungo l'arco della prima curva, sopravanza l'avversario, ottiene il via libera all'altezza dei primi 400 metri in poco meno di 29. Davanti alle tribune guida Memor PF nei confronti di Oregon F e Nirvana va poi Milli in quarta posizione, precede OK Mary a chiudere Ione DTS e Numinoso Dei, insegue dopo una breve incertezza Noringa Jim. 44 e 8, i primi 600 metri, accenna a muovere dal fondo del gruppo Ione DTS. Il mezzo miglio iniziale se ne va in 1-1 e 3, stoppata evidente impiegata 16 e 5. Si marcano alle spalle di Memor PF con Milli che anticipa Ione DTS, l'errore di Nirvana va, che finisce al tabellone dopo 1000 metri in 1-17-1. La bordata di Milli che gradualmente sopravanza Oregon F va ad impegnare il leader sul breve lo sopravanza. Tende a passare a 400 dalla conclusione, 14-1 di là. Il parziale sparato da Milli che prova la fuga a 300 dal termine su Memor PF che organizza la difesa. Poi Ione DTS e Oregon F che è battuto quando mancano 200 metri alla conclusione. Milli che si presenta con 3 tonde lunghezza di margine su Memor PF e Ione DTS a centropista allo sprint di OK Mary. Milli nel tratto conclusivo, l'ha vinta in contropiede. Si afferma nettamente Memor PF secondo, al terzo posto Ione DTS. 1,59,9 il totale, 28,6 gli ultimi 4, 42,7 i 600 metri conclusivi. Questi i numeri del netto primo piano di Milli, una figlia di Varenne guidata da Giuseppe Buonpane, al secondo posto Memor PF, terzo Ione DTS.